Salve, sono Vincenzo Caianiello, insegno diritto pubblico alla LUIS, che è una università di Roma, alla facoltà di economia al primo anno, e ho a che fare quotidianamente con giovani più o meno della vostra età, quell'età che io avevo 50 anni fa esatti, quando cominciai a frequentare l'università a Napoli. E ci incontriamo per affrontare questo tema, per il quale chiederei alla regia di trasmettere la scheda. Quante volte si sente dire che i politici sanno solo parlare, che la politica non serve a nulla, che è lontana dai fatti concreti, che è solo retorica. In queste considerazioni, oltre alla tipica forma di qualunquismo che percorre l'opinione pubblica dei nostri tempi, cogliamo anche il significato moderno della parola retorica. Un significato interamente negativo, sinonimo di oratoria falsa e ingannevole. Non sempre la retorica è stata intesa in questo modo. Aristotele, ad esempio, già rimproverava Platone di possedere un concetto un po' superficiale di retorica. La retorica non si deve necessariamente intendere come un mezzo per abbellire il discorso e far passare messaggi non veritieri. Si può intendere anche come un mezzo per spiegare meglio come stanno le cose. Nella politica e nell'agire umano non è facile trovare fatti in sé e per sé evidenti. La politica non è una scienza esatta. Perciò ha bisogno di consenso più che di riscontri. In questa prospettiva si può capire l'importanza della retorica se concepita non come pura tecnica di persuasione, ma come un ausilio alla ricerca dell'accordo politico. La saggezza antica non a caso la poneva accanto alle altre scienze pratiche, etica e politica. Solo il mondo moderno, avendo nella sua esasperazione tecnicista nettamente separato politica e retorica, si ritrova a concepire la retorica come pura e semplice tecnica oratoria e la politica come pura e semplice tecnica amministrativa. Su queste basi non è un caso nemmeno che la politica contemporanea soffra di una crisi di consenso così profonda. Si prendano ad esempio i governi europei. Tra infiniti problemi e non poche carenze, stanno però riuscendo a realizzare il progetto forse più importante nella storia di questo secolo. Unificare un continente dilaniato in passato da guerre e divisioni. Eppure non riescono a trasmettere all'opinione pubblica alcuna passione, perdono consenso e spesso diventano impopolari. In questo quadro non sarebbe utile una certa capacità retorica, se non quella di un Pericle o di un Giulio Cesare, almeno quella di un Roosevelt o di Mandela. Professore, lei non pensa che sia passato da una visione positiva del termine retorica, che era intesa come arte del saper parlare, del saper scrivere, del saper spiegare, a un'eccezione negativa, per non dire dispregiativa, del termine, intesa solamente come ricerca dell'effetto e sostenere l'utile di pochi, soprattutto nella politica anche di oggi? Lei ha ragione nel fare questa considerazione sulla trasformazione della retorica da strumento a fine, perché la retorica, appunto, essendo l'arte del discorrere, del comunicare, è uno strumento di qualcosa di sostanzioso che stia alle spalle di chi parla, mentre invece molte volte è capitato e capita che essa sia considerata non lo strumento, ma il modo per governare, cioè per imporre le proprie idee agli altri. Ora, questo non è soltanto di questa epoca storica, l'umanità non è nata ieri, è nata chissà quando. E quindi
è un problema che ci si è sempre posti. E la retorica ha avuto una diversa utilizzazione a secondo dei regimi che hanno dominato certi gruppi sociali. In democrazia la retorica dovrebbe servire a chiedere l'investitura da parte del governante nei confronti del governato, mentre invece nelle dittature la retorica serve a conquistare il consenso, che è una cosa diversa. Lì si fa leva sul momento genetico del potere, cioè io desidero essere investito in questa carica rappresentativa. Nell'altro modo invece si tende a imporre agli altri il proprio punto di vista per eliminare ogni voce di dissenso. Ora io vedrei questo filmato, che è abbastanza indicativo del modo di come la retorica possa essere strumentalizzata per certi fini. Ancora ieri la parola di Cesare avrebbe potuto far fronte al mondo. Ora egli è steso qui. E nessuno si stima tanto modesto da rendergli onore. Oh, amici, se io fossi disposto a eccitare i vostri cuori e i vostri animi alla rivolta, farei gran torto a Bruto e a Cassio, che sono, come sapete, uomini d'onore. Ad essi non voglio far torto. Preferisco far torto al defunto, a me stesso, a voi, piuttosto che a questi uomini d'onore. Pure ho qui una pergamena col sigillo di Cesare. L'ho trovata in camera sua. È il suo testamento. Non intendo leggerlo. Non siete di legno o di pietra. Siete uomini. E tali essendo, l'ascoltare il testamento vi infiammerebbe fino al furore. Ebbene che non sappiate di essere i suoi eredi, perché se lo sapeste, chissà che potrebbe accadere. Dobbiamo udirlo! Antonio, devi leggere il testamento di Cesare! Volete avere pazienza? Volete attendere un poco? Sono andato troppo in là parlandovene. Temo di far torto agli onorevoli uomini che hanno pugnalato Cesare. Lo temo molto! Altro che onorevoli, traditori sono! Sì, traditori! Sono dei traditori! Il testamento! Il testamento! Leggete il testamento! Urfanti assassini! Assassini! Avete sentito queste parole di Antonio, che sono rimaste simboliche del modo con cui, attraverso strumenti artificiosi, utilizzando artificiosamente la retorica, si riesce a capovolgere una situazione politica. Lo stesso popolo che aveva esultato di fronte alla salma di Cesare, di fronte a questo discorso, improvvisamente cambia posizione e si porta dalla parte dei sostenitori di Cesare. Questo è un modo per strumentalizzare la retorica, non per prospettare contenuti, ma per utilizzare i sentimenti degli altri, le emozioni, in modo da capovolgere una situazione politica. Professore, non le sembra che nella politica moderna ci sia un abuso di retorica? Guardi, probabilmente nella politica moderna non c'è nulla, in quella almeno di questi giorni, perché vi è una sorta di disfacimento di quello che è un certo codice di comportamento nell'agone politico. Molte volte avviene che nella vita dei popoli c'è una stanchezza nei confronti della politica. Io ricordo quando cadde il fascismo,
che della retorica aveva fatto il suo cavallo di battaglia, trascinando l'intero popolo italiano nella tragedia, e come la democrazia appena nata riuscì attraverso dei grandi personaggi, li avete anche visti nel primo filmato, a cattivare il popolo in senso positivo, dimostrandogli la bontà degli istituti democratici su quelli dittatoriali. Oggi è un po' un discorso tra di loro, è un discorso che avviene all'interno della oligarchia, che non si preoccupa neppure più di comunicare con il corpo sociale che deve governare, mentre invece la democrazia non è soltanto comunicazione da parte di chi vuole l'investitura o rende conto del proprio operato, ma è anche conoscenza dei problemi reali che possono partire dal corpo sociale. Salve professore, volevo chiederle, abbiamo sempre visto che sin dai tempi più antichi, sin dai tempi dei romani, la retorica ha avuto un ruolo importante, importantissimo nella formazione del ragazzo. Ora volevo chiederle come mai quest'arte che è stata così importante per tanti secoli ha preso questa accezione così negativa oggi nel corso degli ultimi decenni, degli ultimi secoli, insomma. Guardi, bisogna cominciare anche a capire le diversità, a contestualizzare i problemi. Il contesto nel quale il mondo antico si muoveva e nel quale la retorica veniva utilizzata era un contesto molto ristretto. Perché quando noi parliamo di giovani che accedevano alla cultura, all'istruzione, parliamo di pochissime persone. La maggioranza delle popolazioni era tenuta nell'ignoranza. E quindi oggi noi abbiamo questo aspetto positivo della estensione della cultura, dell'istruzione, e quindi che porta alla scolarizzazione di massa, fatto positivo. Quindi non dobbiamo dimenticare questo aspetto positivo che determina una difficoltà in questo momento, che quelle difficoltà di cui lei parlava. Professore, quindi secondo lei la retorica, sia essa intesa con una connotazione positiva che negativa, sia pur sempre uno strumento nelle mani di chi vuole prevaricare l'altro? Sì, e quindi questo è l'esigenza del corpo sociale di usare il massimo controllo possibile, la massima vigilanza per non essere strumentalizzata. L'esempio che viene portato di strumentalizzazione del popolo per fini di potere è il processo di Cristo, affidato al popolo, il quale fa una scelta che realizzava le scritture, per cui qualcuno dice addirittura il popolo fu strumentalizzato da Dio, che aveva interesse a che andasse Cristo. Ma quello non era un popolo, quella era una folla resa emotiva da condizionamenti dovuti alla retorica e non una consapevole appropriazione del proprio potere. Quindi c'è una strumentalizzazione della retorica per strumentalizzare il popolo verso i fini che interessano l'oligarchia dominante, non per i fini. E questa è una difficile arte di governo che il titolare della sovranità, cioè il popolo, deve cominciare ad esercitare, non allontanandosi. Quando voi dite noi giovani ci sentiamo estromessi, e quindi ce ne andiamo. No, dovete fare in modo da bussare ancora alla porta, di farvi aprire e di comunicare le vostre aspirazioni, le vostre esigenze. Professore, mi è venuta l'idea che in pratica al giorno d'oggi non c'è più retorica, ma ci sia una ricerca di mercato per ammaliarsi il consenso della popolazione, della massa, tramite appunto non il saper parlare bene, ma tramite appunto una ricerca su determinate parole che colpiscano di più sulla suscettibilità di una persona.
Lei è d'accordo sul fatto che, diciamo... Sì, questo però io credo che non sia soltanto un dato di questa realtà sociale, perché abbiamo visto i filmati, abbiamo visto come è accaduto in altre epoche storiche. Oggi noi avvertiamo di più questa enfasi retorica dei politici perché ci sono gli strumenti di comunicazione che entrano quotidianamente nelle nostre case e che esercitano una forte funzione di persuasione. E il problema è quello di sviluppare in noi stessi il senso critico, perché non credo che impedendo agli altri di parlare che noi possiamo raggiungere un risultato, perché il divieto, la proibizione non è democrazia. La democrazia è pluralismo. La mancanza di interesse rispetto alla politica dei ragazzi non può essere anche dovuta al fatto che molti governi sono stati già approvati e quasi nessuno ha portato, diciamo, a quella che è l'utilità comune, la felicità comune, se vogliamo chiamarla così. Dunque, guardi, la felicità comune è un mito, è un punto di arrivo ideale. Credo che fin quando vi sarà la condizione umana non sarà possibile pensare a una felicità. Il problema è quello di dare delle risposte persuasive, cioè di fare delle scelte fra le tante domande che vengono dal corpo sociale, di fare delle scelte che persuadano. Se per esempio si dice noi non possiamo elevare le pensioni, argomento che voi sentirete nelle vostre famiglie, perché abbiamo bisogno di sviluppare l'assistenza, che nel nostro paese, specie nel mezzogiorno, è abbastanza carente. E allora quando diventa persuasivo? Quando effettivamente alla limitazione delle pensioni corrisponde un incremento dell'assistenza, un incremento dell'istruzione. Quindi il problema è quello di sapere e di capire se i governi danno risposte persuasive, ragionevoli, bilanciate fra le varie esigenze che muovono dal corpo sociale. Professore, lei crede che la tecnologia come la televisione e la radio abbiano aiutato la retorica ad avere un maggiore effetto? Io non credo molto in questa idea che la televisione abbia sviluppato la retorica, se la concepiamo in senso positivo, di discorso, di modo, mezzo di comunicazione in modo persuasivo con la ricerca di argomenti validi per convincere gli altri. Perché il problema è sempre quello, nella televisione in fondo noi assistiamo non a un discorso diretto al corpo sociale, ma a un discorso fra iniziati, il che fa sì che a mio avviso lo strumento televisivo, più che esaltare la retorica, finisce per deprimerla, finisce per renderla inutile. Comunque la televisione secondo me esercita un potere negativo più che di acquisizione di consenso, persuasione, piuttosto crea stanchezza e fastidio perché ci viene imposta. Però è uno strumento che aiuta a catturare molte più persone dei comizi. Sì, e quindi ecco il discorso che facevo prima, che allora voi dovete riuscire a sviluppare e a far sviluppare il senso critico di coloro che vi sono vicini per dire guarda che questo sta dicendo delle cose che sono contraddittorie rispetto a quelle che ha detto ieri o rispetto ai suoi comportamenti nella vita pratica. Professore, tenendo conto, diciamo, dell'influenza che hanno avuto i mass media su un caso come quello di Clinton, abbiamo visto il Sexgate, noi non possiamo dire che la retorica, cioè che appunto questi mezzi di comunicazione abbiano avuto un'influenza in campo politico? Guardi, io nel caso Clinton, se noi estrapoliamo l'aspetto
boccaccesco della vicenda. Io non credo che esso abbia avuto nessuna influenza immediata sul corpo elettorale, se non soltanto per attirare l'attenzione e per far vendere forse più programmi televisivi, fare audience più alte per questa vicenda. Alla fine abbiamo visto che essa si è conclusa senza nessun risultato pratico. Uno degli oggetti scelto da noi è questo cobra. Diciamo che noi il cobra l'abbiamo inteso come un animale molto affascinante, ma anche altrettanto subdolo. Lei è d'accordo su questa nostra rappresentazione della parte negativa della retorica attuale? Guardi, lei identificando l'attuale retorica politica al cobra, secondo me dà troppo all'attuale retorica politica, perché il cobra, anche nell'immaginario biblico, è un personaggio il quale riesce a sedurre e a capovolgere addirittura la storia dell'uomo. Quindi è un soggetto pericolosissimo, abilissimo, mentre invece io direi che l'attuale retorica è una retorica bolsa, cioè bolso significa fine a se stessa. Professore, volevo chiederle una cosa. Abbiamo visto il fascismo, il nazismo. È ancora possibile che un uomo oggi possa usare la retorica nello stesso modo in cui è stata usata e avere lo stesso risultato disastroso? La paura oggi non è tanto quella del politico che possa conquistare le masse e conquistare il potere, ma del politico che si renda schiavo e succube di un potere economico che è occulto, che è nascosto e che vi sfugge. Ecco perché il bisogno di non allontanarsi dalla politica, ma di fare in modo di trovare un politico il quale sappia sottrarsi alle suggestioni di questi poteri. Il problema è quello di saper discernere che cosa il politico fa, e non tanto perché abbiamo preoccupazione che lui possa conquistarci e toglierci il diritto di parola. Oggi è inimmaginabile che in una nostra società, quindi tutto può accadere nella condizione dell'uomo, ma che qualcuno possa impedirci di sapere quello che succede altrove. O si dovrebbe pensare a un sistema universale, di orwelliano, al quale è difficile oggi pensare. Professore, dopo una ricerca su internet, io e i miei compagni abbiamo scelto di presentarle il sito di Nelson Mandela, che credo che sia un uomo politico che ha fatto della retorica un modo per far valere i diritti della maggioranza nera che c'era in Sudafrica, che erano sottomessi ai colonizzatori bianchi. E quali crede che siano state le caratteristiche che hanno permesso a Mandela di raggiungere questi successi politici, se teniamo conto che gli uomini politici al giorno d'oggi non riescono a convincere le masse popolari? Guardi, io credo che il successo di Mandela è innanzitutto quello di avere pagato di persona il proprio credo. Mandela è stato in carcere per tanti anni e quindi il presentarsi come uno il quale prima di tutto ha pagato di persona è importante. Quindi qual è il messaggio che viene da Mandela? La credibilità. Quindi il problema è quello di rendere credibili i propri messaggi, e renderli credibili in democrazia significa professare la propria fede con testimonianze concrete.